Il Francavilla centra la seconda vittoria consecutiva al Valle Anzuca, battendo 2-1 il Monte Giorgio. Racchini cambia qualcosa rispetto alla gara persa a Campobasso, con Sanchez che prende il posto dello squalificato Cruz in avanti. Dall'altra parte Paci conferma il 3-5-2, mandando subito in campo l'esterno Scipione in difesa. I marchigiani sembrano partire meglio con Sbarbati che prova e riesce a scavalcare Spacca dopo 2 minuti, ma il direttore di gara ferma tutto per l'azione a gamba tesa portata avanti dall'attaccante. È però un super Banegas a fare le fortune nel primo tempo per i padroni di casa. L'attaccante giallorosso al quinto fa partire un bel mancino che coglie di sorpresa Perfetti per il vantaggio del Francavilla. Il Monte Giorgio dopo 5 minuti ha l'occasione per rispondere, con l'azione forse viziata da un fallo subito da Di Renzo, ma non ravvisato dal direttore di gara. La palla arriva poi nei pressi di Regolanti, che in scivolata manda incredibilmente alto. E ancora Monte Giorgio al 24esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione De Lucia impatta di testa il pallone, non trovando però lo specchio della porta. Il Banegas Show prosegue al 26esimo. L'attaccante raccoglie col mancino la punizione di Palumbo e piazza di nuovo la sfera alle spalle dell'estremo difensore ospite. Racchini però perde Sanchez, toccato duro ad una caviglia. Al suo posto entra in campo De Costanzo, con Paravati che si sposta per fare il centroavanti. Al 40esimo è bravo Spacca a chiudere su Sbarbati, ma nel recupero la ghiotta occasione per il 3-0 passa tra i piedi di Palumbo, con il tentativo del giocatore giallorosso che viene messo in angolo da Perfetti. Nella ripresa è Cafiero a sfiorare il tris con un colpo di testa dagli sviluppi di una punizione, che il difensore però alza sulla traversa. Paci cambia poi 3 uomini su 5 del centrocampo per cercare di ravvivare una squadra che fa fatica a costruire, ma le cose non cambieranno granché. Al 21esimo Palumbo e tutto il Francavilla protestano per un presunto fallo di mano di Scipioni, che però cade lamentando una pallonata sul viso. I ritmi si abbassano progressivamente, con i giallorossi che tengono in mano il match ma che rischiano di complicarsi la vita quando Bedin si vede estrarre il secondo giallo, lasciando dunque anzitempo il campo. I giallorossi, fino a quel momento padroni della gara, assistono in pieno recupero anche la decisione del direttore di gara di assegnare un calcio di rigore per il fallo di Nazari su Marchionni. Dal dischetto proprio Marchionni accorcia le distanze. Nel finale però non ci sarà un vero e proprio forcing da parte dei marchigiani, che hanno, in un calcio di punizione battuto sulla barriera da Omiccioli, l'ultima occasione per pareggiare. I giallorossi di Racchini riprendono dunque la marcia dopo la sconfitta a Campobasso. All'orizzonte c'è adesso il derby in casa della Vastese da affrontare sicuramente senza Cruz e Bedin. Presidente, la seconda vittoria casalinga consecutiva, immaginiamo che sia soddisfatto finora del percorso del Francavilla. E soprattutto perché non eravamo abituati, l'anno scorso 0-8 dentro, 2-2 fuori di media. Mi dispiace perché gli altri picchiano e noi ci cacciano i ragazzi, però dai, se sapessimo fare anche questo saremmo in un'altra posizione, quindi sono molto contento. Mi dispiace che abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato sia in questa partita sia a Campobasso, però mi dispiace ancora di più perché abbiamo Sanchez fuori, Cruz squalificato e adesso anche Bedin, però siamo in 25, qualcuno faremo giocare. Un Francavilla che è stato completamente padrone del match fino all'espulsione, poi si è rischiato un po' di complicare la vita con quel calcio di rigore, è soddisfatto comunque della prestazione? Come si fa a divertirsi con le cose facili? Dobbiamo sempre un po' complicarci la vita, però è finita bene, poteva finire peggio, quindi non dobbiamo più andare così vicino al rischio, anche perché le partite le giochiamo bene, andiamo avanti e poi non ci dobbiamo fermare, impareremo. Domenica c'è un altro derby, un derby difficile contro la Vastese, sensazioni? Difficile soprattutto perché la Vastese sta raccogliendo meno anche lei di quello che forse merita, mi sembra abbia perso anche oggi, quindi sarà ancora più pericolosa e noi con 4 titolari in meno non sarà facile, però ce la giocheremo. Si è parlato tanto di Candeloro in quest'estate, c'è qualche altro interessamento da parte sua, Presidente, che magari è tornato in auge negli ultimi giorni? Perciò non ne parliamo più, la prossima volta, 2 mesi dopo che ho fatto il contratto, ve lo dico. Mister, una gara perfettamente in controllo fino a quell'espulsione con cui magari ci si è un po' complicata la vita nel finale. Sì, è tutta una partita ben giocata dalla mia squadra, però nel calcio bastano 2 minuti per riaprire tutto. Diciamo che siamo complicati un po' la vita alla fine, però penso che oggi la mia squadra abbia fatto una partita veramente quella che avevo chiesto, una partita di carattere, una partita bella solida come piace a me. Abbiamo rischiato poco, abbiamo fatto 2 gol, ne potevamo fare altri, contro una squadra ben organizzata,
quindi da allenatore sono molto contento. Continua il momento positivo in casa rispetto alla vittoria appunto all'esordio, che è un po' una novità perché rispetto alla passata stagione il Vallanzuca non era proprio un fattore favorevole al Francavilla. Ma sì, io ho detto ai miei ragazzi che comunque in casa deve essere il nostro fortino, cioè no, noi qui dobbiamo fare tanti punti, riusciamo a giocare bene con gli spazi larghi, quindi rispetto a giocare fuori casa ci viene meglio. Dobbiamo continuare così e cercare di fare punti anche in trasferta. Domenica abbiamo una partita non semplice, però adesso pensiamo a questa partita giocata bene, da domani già sul pezzo a pensare alla trasferta di Vasto. Mister, una rimonta che si è concretizzata con l'Avezzano, non quest'oggi con il Francavilla, cosa c'è stato di diverso? C'è stata che abbiamo avuto meno tempo, perché abbiamo trovato il gol del 2-1 all'88esimo e non abbiamo avuto tempo per provare a rimontare, anche se poi il secondo tempo comunque stavamo bene fisicamente, ci abbiamo provato. Dispiace, siamo andati vicini.